primo palo che passa e che finisce in porta, credo con nessuna deviazione, è 1-0 per l'Inter. Poi fa già ripartire dalla parte opposta Insigne, che palla di Ospina per Insigne, che si invola di fronte ad Handanovic. Insigne a rimorchio per Mertens, Dries Mertens. Il Napoli è la seconda finalista dell'edizione 2019-2020 della Coppa Italia. Raggiunge la Juventus, l'affronterà mercoledì sera all'Olimpico e vedremo cosa succederà. Tutto da solo! Paolo Dybala ha fatto un gol! Che entra in aria! Destro a giro! Meraviglioso! Napoli-Juventus, semplicemente la finale di Coppa Italia. Un saluto, buonasera e bentrovati in questa nuova live e in questa nuova location, soprattutto con queste cuffie, con questo microfono, che fatemi sapere come si sente, perché queste cuffie sono splendide, le ho acquistate 2 giorni fa, spero che anche il microfono sia all'altezza, quindi vi ricordo che c'è un gruppo che ho fondato da pochissimo, praticamente ieri, su Telegram, e quindi tra l'altro gruppo utilissimo, perché domenica ci sarà una diretta per una nuova serie che partirà, e ho selezionato proprio dal gruppo Telegram alcuni di voi per farvi partecipare, insomma. Quindi comunque sia, queste sono le formazioni a pochi istanti dall'inizio della finale. Napoli in campo con praticamente lo stesso 11 che abbiamo visto contro l'Inter, tranne intanto i pali, perché non c'è Ospina, non c'è l'eroe di quella notte che vi abbiamo raccontato, ma Meret, che pensate giocò l'ultima partita con il Napoli da titolare proprio contro l'Inter in stagione, fece male, 2 errori, prima su Lukaku, poi su Lautaro Martinez, e quindi Ospina gli soffiò il posto. Poi in difesa da destra a sinistra Di Lorenzo, Maximovic, Koulibaly e Mario Rui, centrocampo composto da Fabian Ruiz, che a differenza della sfida contro l'Inter parte proprio tra i titolari, quindi Demme e Zielinski, e poi il tridente offensivo composto da Callejon e Insigne sugli esterni. Centrale c'è Dries Mertens, risponde invece la Juventus con Buffon, confermato come contro il Milan, lui che è il portiere della Coppa Italia tra i pali. Cuadrado, la grande novità rispetto al ballottaggio con Danilo delle ultime ore, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa, centrocampo a 3 composto da Bentancur, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi, e poi il tridente pesantissimo, il 10, il 7 e l'11, Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Alzo un po' di musica e riprendo fiato. E allora direi che si può partire, perché sta per fischiare il direttore di gara, e quindi noi abbiamo il cronometro. È cominciata la finale di Coppa Italia, è cominciata Napoli-Juventus, e allora buon divertimento a tutti. L'appoggio è per Demme, quindi Maximovic ancora per Di Lorenzo, possesso insistito da parte del Napoli, poi Callejon sbaglia tutto, regala palla a Dybala che gira in zona Ronaldo, destro a giro Meret, poi arriva Douglas Costa che raccoglie, vorrebbe calciare, offre invece a Bentancur, c'è anche Cuadrado, Juve che resta in attacco, Juve che spaventa al 5° minuto del primo tempo di questa finale. Il primo squillo, tanto per cambiare, ce l'ha avuto CR7, poi errore di De Ligt che ha provato a lanciare. Ci aspettavamo e attendevamo tutti come potesse rispondere alla chiamata Meret. Per adesso molto bene, perché Ronaldo calcia sì un po' centrale, però secondo me non la vede neanche partire il numero 1 partenopeo. E quindi grande risposta, davvero grande risposta per tenere lo 0-0. 23 minuti sul cronometro, attenzione al calcio di punizione per il Napoli. Molto interessante, fallo di Bentancur su Zielinski che si stava già coordinando per il sinistro. Ci sono due protagonisti in questo momento, uno è Insigne, che a Buffon ha già segnato in carriera e che sembra intenzionato ad andare. L'altro è per l'appunto il 42enne portiere del Napoli, che posiziona con cura la barriera. Arriva il fischio di Doveri, la rincorsa di Insigne, Buffon vola e tiene lo 0-0. Che risposta di Buffon, con la manona aperta. Forse ha preso il palo il calcio di punizione di Insigne, più che Buffon. È palo, ma Buffon comunque era in traiettoria. Resta un grandissimo calcio di punizione quello di Insigne. Insomma, la partita è viva, i piedi dei protagonisti sono caldi. Ronaldo prima, Insigne adesso. Vedremo se nella ripresa ci sarà qualcosa di meglio, ma intanto c'è qui Mertens che prova a passare in mezzo a tutta la difesa bianconera, ci riesce, poi Insigne, la piazza a giro e praticamente sulla linea Alexandro, raccoglie Mario Rui, c'è anche al limite Ruiz che se la porta sul sinistro ma non può liberarlo, poi resta avanti il Napoli, Callejon, posizione regolare, arriva anche Demme, vince il rimpallo fino in fondo Buffon,
in calcio d'angolo. È esplosa la partita. A 4 dalla pausa, Buffon su Demme. Napoli a centimetri dal gol del 1-0. Finta Mario Rui, va a Callejon con lo spiovente, Koulibaly non arriva. Poi c'è Insigne che pensa al destro, lo fa girare! Sul fondo di niente! Con Buffon che arriva anche qui. Altro intervento decisivo di Buffon, stavolta su Insigne, stavolta per davvero. Non come il palo di prima, anche se pure stavolta la palla usciva. Primo tempo bloccato, dice Nicola. Come normale che sia, squadre che si studiano e hanno paura di scoprirsi. Poi però alla fine della prima metà, palle gol che possono dirci molto sul continuo della finale. Questo è vero, perché è un primo tempo che di base ha mostrato equilibrio. Ma poi il Napoli, che sembrava quella un po' più in difficoltà, no? Perché la Juventus ha controllato tanto nel primo tempo. Proprio il Napoli in difficoltà, il Napoli che non ti aspetti, ha delle palle gol enormi. Scarica su Mario Rui, manovra adesso avvolgente del Napoli che tiene il palleggio. Maximovic, adesso tutto il Napoli tranne Meret, chiaramente nella metà campo della Juve. Qui velo, ottimo per Milik! Che si divora il gol dell'1-0. Ha calciato alto con il destro. Praticamente un rigore in movimento. Assist perfetto da parte di Lorenzo, velo perfetto da parte di Politano. Milik doveva soltanto quantomeno trovare la porta e non ci è riuscito. Palla gol senz'altro più clamorosa di questo secondo tempo. Danilo va di testa in anticipo su Insigne e gli toglie un pallone pericolosissimo, ma poi Bernardeschi regala calcio d'angolo al Napoli. Erroraccio di Federico Bernardeschi che rischia di pesare, perché siamo al 91-10. 91-10 di 93. Parte Politano ad uscire verso Koulibaly, la prende Maximovic, Buffon! E poi la palla non è entrata! Palo clamoroso! La palla non è entrata! Occasione pazzesca per il Napoli! Altro cross per Koulibaly che vola! E la mette sul fondo! Al 92esimo! Il Napoli ha avuto la palla della finale! Ha avuto la palla della Coppa, Buffon sulla linea! E poi Elmas sul palo! Mamma mia! Buffon anche qui è arrivato, è una faccia soddisfatta, ha ragione, perché la sua prestazione di stasera riassume semplicemente Gigi Buffon, al di là dell'età. Stasera lui dimostra che è ancora perfettamente in grado, magari rispondendo anche a Cannavaro e alle sue dichiarazioni degli ultimi giorni, è in grado di giocare anche a 42 anni. E allora noi ci fermiamo, perché la finale, questo Napoli-Juventus, sarà deciso ai calci di rigore. Comincia la Juve e il primo sarà Paulo Dybala. La gioia contro Meret, protagonista in avvio su Ronaldo, e poi pulitissimo per il resto. Dove rispiega Meret che deve tenere almeno un piede sulla linea di porta, ricordiamo il regolamento. E poi è pronto a fischiare. Fischia Doveri. Parte Dybala con il sinistro, Meret! Meret dice subito di no al 10. Primo rigore della Juventus fallito. Prima risposta di Meret, subito decisivo. Ennesimo rigore decisivo nella lotteria dei calci di rigore da parte di Dybala, che ne sbagliò uno contro il Milan in Supercoppa, e non è nuovo a queste situazioni, insomma. Ne sbagliò anche uno contro la Lazio con Stracoscia. Adesso tocca a Buffon, però. Adesso tocca a Buffon, perché è stato protagonista assoluto della sua notte. Ha salvato fino al 93esimo la sua squadra. E adesso vediamo se salva anche su Insigne, che è il primo rigorista del Napoli e che parte col destro. Rete! Buffon rimane immobile e la palla va all'angolino. E adesso inizia la seconda manche con Danilo. Fischia Doveri. Parte Danilo col destro. Alto! Alto! Due errori su due per la Juve. Prima Meret su Dybala, adesso Danilo sul fondo. E il Napoli può già andare a più due. Politano contro Buffon. La rincorsa, il sinistro, rete! Buffon aveva intuito, ma la palla in porta e Politano zittisce tutti. Forse ce l'aveva con la panchina della Juve, anche perché, insomma, tifosi non ci sono e quindi c'è poco da zittire. Bonucci contro Meret, rete! Pallone che entra in porta con l'ausilio della traversa. Che brivido! Milik contro Buffon per la Coppa Italia. Fischia Doveri.
La rincorsa, il sinistro, rete! E il Napoli vince la Coppa Italia, edizione 2019-2020, al termine di una gara combattuta, equilibrata, sofferta, ma che già il Napoli aveva rischiato di vincere al 92esimo con una clamorosa palla gol avuta da Maksimovic, sulla quale Buffon era stato perfetto. Buffon meno perfetto di Meretta ai rigori, perché una parata su Dybala, quella iniziale, ha fatto tutta la differenza del mondo. Poi l'errore di Danilo e poi hanno segnato tutti quanti, ma a quel punto non bastava più. Il Napoli batte la Juventus ai rigori, il Napoli vince questa edizione della Coppa Italia. Ecco la Coppa. Io mi auguro che Alberto Rimedio non parli durante la Coppa. Fateci sentire i giocatori. Sta aspettando per dire Napoli, Del, ok, Grazie per aver seguito con me Napoli-Juventus, questa finalissima di Coppa Italia, che ha portato i partenopei a vincere per la sesta volta questo trofeo, ancora contro i bianconeri dopo il 2012. A questo punto vi ripeto, siamo giunti al termine, io vi mando un bacione, never give up e bella regà, a presto, ciao!